chi partiamo oggi, Previ? Partiamo da Andrea Marmiroli, Red Hot Chili Peppers, Californication. Che bella, sguardo d'intesa col magister. Non ci sono quelle porcherie lì, vero? Ci sono. Sai cosa devi fare, vai. La polizia circonda la sede del PSG dove essere alliati i Red Hot Chili Peppers hanno preso come ostaggi tutta la squadra, convinti da Luciano Cianosa a trasformarsi in criminali gentiluomini. È una strategia di marketing. Poi si vedranno gli effetti. Quindi stanno al Parco dei Principi, dopo la partita. Sì. La polizia al megafono: Red Hot Chili Peppers, arrendetevi, non avete nessuna possibilità di uscire via, a meno che non vi consegnate nel con le mani alzate e lasciate tutti gli ostaggi. Nemmeno muoviti. Rispondente Makidis. Alla R Motion. Alla F. Vabbè. Siete circondati. Makidis, che crede nel bluff, risponde: noi abbiamo i cavdi, mostrateci le guardie. Non avete mai notato che c'è R Motion? Fammelo risentire. Ma cos'è? È vestito anche da paggetto, probabilmente, con i boccoloni. Mi sembra non vi crediamo, non vi crediamo. Mi ricorda Marco Aurelio Pivelloni. Sai anche cosa mi ricorda? Rimane in tema, insomma, con ieri signor Conte. E poi Max Giorgi, Dark Funeral, Dead Skin Mask. Lo sapevo. Cover degli Slayer, tra l'altro. Vabbè. Sì. Caligula dei Caligula dei Funeral interviene al congresso del PD e fa una tirata sugli appuntamenti mancati alla sinistra. Compagni, ammettiamolo, siamo stati carenti sulle tematiche sulle quali la sinistra ha costruito negli anni gloriosi tutta la sua credibilità: solidarietà ai più deboli, minoranze, il lavoro, la scuola, la sanità pubblica. E invece cosa abbiamo fatto? Spartizione e cancellizzazione delle poltrone, mediazione con le aree più retrive del paese, un fatalismo rassegnato che ci ha fatto perdere il treno con la modernità. È un'analisi spietata e lucida, quella di Caligula. Quasi condivisibile, sempre fatta compagni, quindi abbastanza incomprensibile, diciamo. Signori, ieri avete visto tutti il primo maggio, l'altro ieri. Sì. Traete le vostre conclusioni. Il mio appello alla sinistra è: applausi a Fedez, sei nelle sue braccia. Forse però così gli danno retta. Applausi a Fedez, così sei nelle sue braccia. Non so se lo capiscono così. Secondo me no, perché già sono duri d'orecchie. Poi se gridi in questa maniera è tutto guttural, capisci? Vabbè. E chiudiamo con Cavalli Acoustic Quartet, Outfield Your Love. Pezzone anni 80, no? Oddio, non mi ricordo più. Questo 80. Sarà un 85, guarda. Francesco poi controlla. Tony Lewis degli Outfield va a fare visita a Meatloaf. Ti disturbo? No, entra pure, scusami, sai, sono indaffarato a stirare un po' di panni perché ho fatto il bucato. Avevo 4 lavatrici per un totale di 30 paia di mutande, 45 di canottieri di lana, 25 di cotone, 35 asciugamani. Ma adesso stiro tutto. Ho fatto un calcolo, mi ci vorranno 3 ore e mezza. Nel frattempo lo vuoi il caffè? Te lo faccio il caffè. E che cosa gli è preso a Meatloaf? Vedendolo un po' su di giri, Lewis commenta: stiri gli abiti pippando, bravo. bravo. Era il 1985. Quegli anni andava. Benissimo, che cosa ripartiamo? Intillimani, ragazzi. Dai, è in tema di primo maggio. Invece questo è l'ultimo di ultimo, ossia Buongiorno Vita. Sono le 8:44 e questa è Radio DJ. E da come ci ha detto Enrico, oggi niente male, ne condividiamo veramente poco. Era ultimo, ma subito sulle travisate, che abbiamo mica tanto tempo, Previ. Serena Marazzato, Intillimani, le Desnudez de Mario Agüe. Questa anche no, ma non perché non ci piaccia, ecco. No, serve il posto e il momento, diciamo. Sì, è il momento. Serve polvere che si solleva, insomma. Calciotto, governo Draghi contro Intillimani, fine partita 5-3 per gli Inti, tutti sotto la doccia. Draghi fa: speranza, mi passi lo shampoo. Scene normali da spogliatoio. Sì. Nel frattempo Cingolani ambiente prende da asciugamanate Giovannini.
Draghi esce dalla doccia e non trova i vestiti. Vabbè, dai, scherzone, forza, dove li avete nascosti? Che sei magista. Sghignazzano, ma nessuno risponde. Dai, raga, nel portafoglio avevo tutta la lista della spesa del recovery plan. Nel portafoglio. E quelle carogne degli intillimani lo perculano dicendo che n'hai visto la roba de Mario, uè? Che ha visto la roba de Mario, uè? Meno male che si riferiscono a una lista, una quando parla di roba de Mario. Meno male, va. Che a Roma la roba, l'altra roba. Ma hai messa la roba, Mario? E poi? Leonardo Kikuo Fujiwara Rupan Sensei. No, oh. Ti mando. Quindi è una serie di vocali. Lupin terzo. Sigla 1977. Kikuo Fujiwara, interprete della sigla di Lupin terzo, viene convocato da Osa-chan. Capita un quarto d'ora dopo. Tutti l'abbiamo capito. Magista, ancora no, te la spiego dopo. Osa-chan. Più spettato manager dei divi dell'emisfero orientale. Sì. Anche da quelle parti. Sì. Kiko, devi mollare sta sigla di Lupin, ormai sei vecchio, dobbiamo fidare a delle voci fresche, giovani, a dei TikTokers di grido. Okay. Anzi, ho già due nomi in lista. Gino Paoli. Ozuna, scegli il tuo sostituto. Ammazza Gino Paoli, giovane fresco, sono tutto il bene, bravissimo, per carità. Non ti piace? No problem, la diamo a Ozuna. No, facciamo Gino Paoli. Per essere ancora più pregnante, sempre più infervorato, dice: piuttosto a Gino la daremo, sì. Piuttosto a Gino la daremo, sì. Che c'è il sì che rimarca dopo. C'è tutto il coro dei sì. Piuttosto a Gino la che meraviglia questa, bella. E poi Cavalli Acoustic Quartet, Smokey Robinson and the Miracles, Shop Around. You better shop around. Che già questo è il vero sciopero. Il vero sciopero. È vero. Smokey Robinson va da Patrick Hernandez a farsi togliere un molare cariato. Hernandez fa la radiografia, lo osserva, controluce, guarda e dice: vabbè, dai, facciamo un'estrazione e manco te ne accorgi. Pronto? È pronto una mazza. Come sì, pronto? È pronto una mazza. Ma manco l'iniezione. Già l'iniezione, andiamo bene. Che manco le basi. Ma no, tranquillo, adesso cerco la lidocaina. Era qui dove l'ho messa. Ma dove l'ho messa? Non c'è più la lidocaina. Ecco qualcosa che fa al caso nostro, una bella gelée di frutta. Ma è anestetica? No, però questa c'ho. È un po' preoccupato Smokey Robinson, chiede: mi togli un dente con la gelatina? Che dolore fa che scherzo. Mi togli un dente con la gelatina. E poi mettere zucchero proprio lì sui denti da curare. Non è indicato. E no. Chiudiamo con Cavalli Acoustic Quartet, Disclosure featuring Sam Smith Latch. Ah, questa magari fra buttiamo un occhio, fra guarda, fai tu. Magari alle 730-830. Sam Smith discute con i Disclosure. Ragazzi, ma se facessimo un featuring con Bob Marley, sarebbe un'idea, non fosse morto nell'81. È un dettaglio. Vabbè, allora rilanciamoci con un live in grande stile a Rolling Stone a Milano. È chiuso dal 2009. Vabbè, mettiamo il nuovo disco in rete, lasciamo liberi gli ascoltatori di decidere il prezzo. L'hanno fatto radio nel radio 2007. Sì. Sentite questa, rinunciamo al nome e ci facciamo identificare da un simbolo. Fatto Prince 92. Vabbè, mettiamoci maschere avveniristiche da no, punk 1990. Già sciolti quindi hanno fatto tutto il giro. E un desolato Sam Smith conclude: ai, non so mai un cazzo. Questo è eccezionale. Ma ti prego, fammela risentire. Nessuno mi avvisa. E qui è bello perché lui si gira e parla con se stesso e dice: ai. Caro Sam, siamo in tanti a pensarla come te. Non sei il solo.